Buongiorno, benvenuti alla nuova puntata di Destination Remax in questa fresca giornata di luglio. Direi che possiamo iniziare. L'argomento di oggi sarà molto interessante perché parleremo di come Remax Italia supporta i nuovi affiliati, quindi i nuovi broker che entrano a far parte del nostro network, quindi dal giorno dopo la firma, quindi con la formazione, con l'affiancamento, con il tutoraggio. Abbiamo tre broker che adesso andrò a presentarvi, che ringrazio naturalmente per la loro presenza. Un po' diversi, magari uno che ha aperto da circa un annetto, uno che invece ha firmato da un po' di tempo ma deve ancora aprire, e uno fresco fresco da pochi mesi. Quindi chi meglio di loro possono raccontarvi come Remax può aiutarvi a lanciare la vostra attività e a farla partire nel migliore dei modi. Ringrazio e vi presento Matteo Boni, broker dell'agenzia Remax Cosmos a Bologna. Ciao Matteo. Ciao, ciao a tutti. Grazie Ciao, benvenuto. mille. Marco Menanti, anche lui broker Remax dell'agenzia Luxury House di Palermo. Ciao Marco. Ciao Luca, grazie per l'invito. Ciao a tutti. È un piacere, grazie a te. E Andrea Testa, broker della nuova agenzia che aprirà a Trento e poi dopo vi sveleremo in diretta il nome perché è una cosa proprio recente recente. Allora, io come sempre vi ricordo che se volete potete fare delle domande in diretta ai nostri ospiti, le leggeremo e quindi siete liberi di chiedere qualsiasi cosa ai nostri ospiti. Commentate pure, scriveteci dove ci state seguendo, insomma, rendiamola un po' interattiva questa puntata. Allora, io inizierei con, tra virgolette, il più vecchio, col più anziano in Remax, non per età, ma per presenza. Quindi darei la parola a Marco. Se ti va di presentarti un po' velocemente, raccontare un po' prima di entrare in Remax, cosa facevi, un po' la tua storia, insomma. Certo, allora, intanto parlare di vecchio il giorno del mio compleanno non inizi bene comunque. Beh, qu quale giorno migliore? Anzi, auguri in diretta da parte di tutti. Allora, sì, io sono agente immobiliare da 15 anni e ho iniziato in un nuovo franchising italiano, poi staccarmi nel tempo e fare la mia agenzia. Mia agenzia che ho tenuto con il mio nome per una decina d'anni, fino a quando voglio sempre di fare di più, di volere di più, ho deciso di percorrere un percorso, speravo importante, presso un altro franchising internazionale, cosa che poi si è rivelata un po' così negativa, almeno per quanto riguarda la mia esperienza. Tornato alla mia quotidianità di piccola agenzia immobiliare su Palermo, nel tempo ci si rende sempre conto che si vuole sempre di più, ma non si hanno le armi per poter sfruttare bene e appieno quello che oggi richiede in linea generale. Da lì, da un annetto a questa parte, scelta migliore, oggi dopo un anno non posso fare a meno di dire, è stata quella di salire in mongolfiera, appunto, aver scelto Remax. Bene, dai, poi dopo entreremo un po' nel dettaglio. Intanto grazie e auguri ancora. Allora, Matteo, a metà strada tra Marco e Andrea, come tempistiche, ti va di Esatto. presentarti? Sì, appunto, io sono Matteo Boni, sono quello che nel mondo Remax viene definito un forestatore, nel senso che io, nella mia precedente esperienza lavorativa, ho avuto un'azienda che si occupava di tutt'altro, di cambistica moto, importavo prodotti dall'estero e li rivendevo in Italia all'ingrosso, quindi è una cosa completamente diversa, però io, comunque, durante tutta la mia gioventù che maturità, quindi tuttora, ho sempre comunque gestito dei patrimoni immobiliari, anche per conto di altri. Quindi mi sono detto a un certo punto, quando è terminata la mia esperienza lavorativa precedente, ho deciso di dedicarmi nel campo dell'immobiliare come attività prevalente e quindi ho conseguito subito il patentino di agente immobiliare, poi dopo ho deciso di affiliarmi a Remax perché mi sembrava per me un giusto connubio tra imprenditorialità, autonomia e comunque la possibilità di essere affiancato a chi questo mestiere lo fa comunque, dimostra di saperlo fare molto bene. Quindi di Remax mi hanno affascinato sicuramente. La prima cosa è stato il modello di business,
che è definito a piramide rovesciata. Poi la tecnologia, l'importanza che viene data alla formazione e non da ultimo anche una caratteristica fondamentale che è la spinta a collaborare, l'importanza che viene data alla collaborazione tra colleghi. È una cosa molto atipica nel nostro settore, ma per me è un valore fondamentale. Sono d'accordo. Vado a memoria, Matteo, tu hai firmato il contratto a fine novembre 2021, sì, giusto? Ok, sì. Perfetto. E siamo prossimi, diciamo, all'apertura. Sì. Avrei dovuto aprire questo mese, ma insieme al BD abbiamo deciso di procrastinare a settembre per una questione anche di non andare a cavallarsi con quello che è il periodo di chiusura di agosto, che insomma diciamo così non è proprio l'ideale per aprire un'attività. Perfetto, perfetto. Ultimo arrivato, tra virgolette, o meglio, dei tre, perché nel frattempo, grazie al cielo e grazie soprattutto all'attività che stiamo facendo noi dello sviluppo, continuiamo ad affiliare nuovi nuovi broker. C'è Andrea Testa, da Trento. Ciao Andrea, anche tu ti va di raccontarci? Sì, mi chiamo Andrea Testa, ho 36 anni, sono di Trento, città dove abito e lavoro, questa è la mia attività, è l'attività della mia vita, diciamo, perché di fatto sono oltre 10 anni che faccio agente immobiliare e da oltre 4 anni avevo aperto la mia piccola agenzia immobiliare, facevo l'artigiano immobiliare, mi piace definirmi così. Volevo fare il salto di qualità, passare da essere artigiano ad imprenditore immobiliare. Ho visto in Remax l'opportunità che appunto Remax può offrire per questo progetto e quindi è da aprile che ho stipulato il contratto con Remax e con questo autunno vediamo di partire anche su Trento. Bene, bene, bene. Dai, entriamo nel dettaglio. Allora, Marco, appunto abbiamo detto che dei tre sei quello con più anzianità e quindi che tu ormai hai già aperto, o meglio, convertito quella che è la tua agenzia in Remax. Ti va di raccontarci quello che ti ricordi di aver fatto, diciamo, già il giorno dopo la firma del contratto, quindi dopo aver fatto la firma, la foto con col presidente, con l'expansion, quindi dal giorno dopo cosa hai fatto per arrivare a essere pronto ad aprire? Allora, appunto, considerando che noi, parlo intanto di noi perché io ho un socio, Pietro Maniscalco, chiaramente, diciamo, all'inizio la prima cosa che abbiamo fatto è quella di dividerci i ruoli, perché da due agenti immobiliari che quotidianamente fanno, io dico sempre, pane e marciapiede, nel senso abituati a fare determinate cose sempre allo stesso modo, abbiamo convertito completamente quello che era la nostra idea di appunto quotidianità immobiliare nel campo immobiliare, e capendo che abbiamo fatto un passo abbastanza importante e tale deve continuare, deve essere una costante crescita per entrambi, abbiamo scelto per prima cosa di dividerci dei ruoli. Da lì chiaramente è stato un evento quotidianamente di qualcosa in più, che c'è stato, come ho appena detto prima, precedentemente io vengo da un franchising anche internazionale, dove ahimè, diciamo, non ho avuto quello che in Remax sostanzialmente si ha sin da subito, e cioè la concezione, intanto, come diceva Matteo, del sistema piramidale inverso, e quindi il sistema win-win, che è un sistema che è imbattibile, credo che oggi solo le poche aziende che lo attuano sono le aziende che crescono quotidianamente e vanno avanti. Capendo appunto qual era il sistema, avendo studiato già ancora prima dell'apertura, perché la nostra è stata anche un'apertura un po' faticata, nel senso che avendo un'agenzia vicino a Remax, la prima cosa per noi era quella di entrare con il piede giusto e quindi confrontarci con i vicini, proprio per essere non dei competitor bensì dei colleghi con i quali a collaborare in maniera... chiaramente, diciamo, il sistema Remax prevede già persone fondamentalmente formate da questo punto di vista, e quindi ci si è aperti sin da subito. I passi fondamentali, diciamo, dall'inizio non sono stati quelli di andare a reclutare o cercare subito di far crescere, perché avevamo il nome adesso in mano, bensì quelli di apprendere e avere
appunto passo step by step i vari rapporti, quindi con il BD, per procedere con Euromax Franchise, con Euromax Carrier, che sono fondamentali per chi deve aprire. Questo, diciamo, alla base è quello, l'ABC. Poi mi dici quando avete aperto dopo la firma, il giorno prima della firma, nel senso che abbiamo, ovviamente abbiamo confermato il tutto, abbiamo aperto perché eravamo già vogliosi di iniziare e di farci conoscere con il nome. La scelta non è stata facile perché comunque il nostro nome è quello che non si vuole abbandonare, penso questo valga per tutti. Però se si entra in una mentalità di vincente, perché questa è quella di Remax, si capisce sin da subito che per crescere bisogna aggrapparsi a un'azienda che ti possa dare, ecco, le armi per poterlo fare. Questo, diciamo, alla base, ecco. Perfetto. Allora, giusto qualche informazione per chi ci sta seguendo, perché ci seguono anche persone che non fanno parte di Remax e magari stanno valutando appunto se Remax può essere partner giusto per la loro attività. Abbiamo sentito parlare Marco di BD. BD è l'acronimo di Business Developer, ovvero una persona dedicata che ogni agenzia ha per tutta la durata del contratto. Quindi una persona deputata proprio a fare aprire l'agenzia, a farlo crescere, a creare il business plan. Quindi un professionista di Remax Italia, che è il punto di riferimento di ogni broker. Avete poi sentito magari parlare Your Remax Franchise, Your Remax Career, sono corsi di Remax dedicati soprattutto al broker, il franchise e al career. Mi collego a questo dicendovi che se si siete interessati magari a capire, conoscere il nostro percorso di formazione, magari scrivete nei commenti formazione, così dalla regia potremo inviarvi la nostra brochure con tutto l'elenco dei corsi a disposizione per gli affiliati, sia per i broker che per i consulenti. Poi adesso magari parlando sia con Matteo che con Andrea entreremo un po' nel dettaglio. Intanto grazie Marco. Matteo invece, come abbiamo detto tu, ci hai raccontato che non avevi un'agenzia immobiliare, quindi hai fatto un percorso un pochino diverso rispetto a quello che ha fatto Marco, che aveva già un'esperienza. Anche te, anche in questo caso, ti va di raccontarlo dal giorno zero dopo la firma, cosa è successo? Allora, beh, a parte la firma, il momento emozionante, la firma, la spilla, aver potuto conoscere Dario e la foto, che è stata una giornata molto bella. Dal primo giorno sono stato contattato subito dal BD, appunto, come dicevi prima, Federico, nel mio caso, che mi ha subito iniziato insieme a me il cammino d'avvicinamento all'apertura dell'agenzia. Nel mio caso, siccome appunto io ero fuori settore, Remax ha pensato di propormi un percorso doppio, quindi un percorso sia che doveva essere di approfondimento per il broker, sia un percorso di approfondimento per l'aspetto agente immobiliare. Quindi ho ottenuto questo doppio tutoraggio sostanzialmente, in cui nel primo caso appunto mi sono dedicato più alla conoscenza di quello che è la professione di agente immobiliare. E nel secondo caso invece quella che è la professione o comunque il mestiere di imprenditore broker. E chiaramente sono due ruoli che nel sistema Remax in realtà sono piuttosto divisi. Ed è anche questo un elemento che denota particolarmente il sistema di business Remax, no? Perché sono due figure in realtà molto distinte, che inizialmente magari in un'agenzia piccola tendono magari a coincidere, ma alla lunga, quando l'agenzia si espande, è importante che siano due figure distinte. Nella prima parte, diciamo così, per quanto riguarda il percorso di agente immobiliare, sono stato ospite di varie agenzie, che comunque ringrazio, tra le quali la Remax Prestige di Bologna, che sono i miei vicini, la Remax Arcadia di Fidenza e la Remax Empire, in cui adesso tutto sto svolgendo un corso molto importante di Genova. Un corso importante a cui mi riferisco è l'Onboarding Company, che è un corso che il broker, una volta che l'agenzia è avviata, deve erogare a tutti quelli che sono i nuovi agenti immobiliari, i nuovi fuori settore che entrano nell'agenzia. Anche questo rientra nei corsi di cui parlavi tu.
Certo. L'altra parte invece per quella che è l'attività di broker, anche qui sono stato, ho avuto l'opportunità e modo di visitare e stare con svariati broker, stare in compagnia di svariati broker e vedere quella che era l'attività giornaliera, tutto quello che facevano, dagli aspetti più burocratici a quelli invece in realtà più professionalmente formanti, che sono quelli dedicati alla gestione degli agenti, anche al supporto più che altro degli agenti stessi. Ad esempio, posso citare e ringraziare la Remax di Varese, Centro Immobiliare, la Remax Open Famiglia e la Remax Plan di Collecchio, e per finire anche la Remax Vita di Pavia. Io ci tengo a nominarli perché tutti sono stati molto, molto gentili con me, molto collaborativi, e anche questa è una cosa che mi ha molto favorevolmente impressionato, cioè la voglia e l'interesse a fare in modo che ogni collega, nuovo collega, possa operare con successo. Questo secondo me è uno degli elementi che mi aspettavo, ma non in questa misura. È stata oltre le mie più rose visioni, che è una cosa veramente molto, secondo me, molto fuori dalla norma. Sì, quello effettivamente è quello che diciamo sempre nel corso di tutte queste puntate del Destination, che la collaborazione che noi intendiamo in Remax non è solo la collaborazione di immobiliare, quindi io ho il cliente e tu hai l'immobile, ma soprattutto la collaborazione di aiutiamoci e supportiamoci l'uno con l'altro. E quel percorso che tu hai spiegato sicuramente lo va a spiegare nel dettaglio. Quindi, a differenza di Marco, per i fuori settore, quindi per le persone che non hanno una specifica esperienza immobiliare, oltre a insegnare cosa vuol dire fare un broker Remax, quindi cosa vuol dire reclutare, come creare una struttura, creiamo un percorso proprio di tutto raggio, della durata anche di diversi mesi, nel quale c'è la possibilità di essere affiancati o in più agenzie o in un'agenzia unica e capire, come diceva Matteo, l'attività broker ma anche agente immobiliare, perché non avendo esperienza è importante anche spiegare questo per chi si affaccia a questa attività. Nel frattempo è ritornato Andrea, quindi a questo punto chiederei a te, tu invece Andrea sei da pochissimo, quindi 3 o 4 mesi, immagino che tutto quello di cui hanno parlato magari Matteo e Marco in questo momento tu non l'hai ancora fatto, però sicuramente qualcosa hai già fatto, qualche appuntamento o qualche corso di formazione hai fatto. Anche nel tuo caso ti va di raccontare un po' dal giorno zero ad oggi cosa hai fatto finora? Sì, allora il primo step è stato in prima battuta conoscere Vincenzo Lettieri, il business developer di Zona. Da lui, fin dal primo appuntamento, c'è stato un grande supporto, sia morale, per così dire, che anche pratico, quindi banalmente avere delle dritte sulla scelta del nome dell'agenzia, piuttosto che confrontarsi per l'individuazione del nuovo ufficio da prendere in affitto e così via. Ecco. Poi con Vincenzo, per farmi entrare al meglio e fin da subito nella realtà Remax, mi ha fatto partecipare al corso Career, appunto il corso dedicato ai consulenti immobiliari. È stato un corso della durata di 3 giorni, presieduto da Andrea Minuti, uno dei top producer di Remax. È stato un corso molto interessante, sinceramente certe nozioni le avrei pagate oro all'inizio della mia carriera di agente immobiliare, per avere certe dritte, diciamo. E poi appunto invece è iniziato il corso dedicato ai novelli broker, quindi il Remax franchise, suddiviso in più giorni step, corso che abbiamo fatto, che si è tenuto nella sede di Milano di Remax Italia. Quindi ci ha fatto parecchie cose in questi 2 o 3 mesi, ha già fatto, diciamo, i corsi quelli più importanti e fondamentali per avviare. Tra l'altro ti porto i saluti da Perdi, no, eccolo qua. Allora, questo qui è per un abbraccio a Marco, Giuseppe Coniglio. Ma eccolo qui, Massimo Brancaleone ti saluta da Pergine, Andrea, quindi ti porti i suoi saluti.
spero che sia riuscito a leggerlo, perché mi sembra che si sia bloccato ancora. Allora, prima di passare alla successiva domanda, in attesa che magari Andrea ristabilisca un po' la connessione, abbiamo parlato di formazione, abbiamo parlato appunto della possibilità di fare tutoraggio, di fare formazione e, se volete, appunto di ricevere questa brochure per vedere un po' quello che possiamo offrirvi. Quindi vi faccio vedere in pochi secondi l'attività che la Remax University ha erogato in questi primi 6 mesi. Più di 1400 partecipanti in 6 mesi, direi che sono numeri sicuramente importanti. Andrea va e viene, poi quando ritorna lo facciamo andare online, è il bello della diretta. Torno da te, Marco. Ci hai parlato che tu sei stato affiliato a sia un gruppo in franchising nazionale che anche ad uno internazionale. Ad un anno di distanza, con questo tipo di formazione e di supporto, come hai trovato questo supporto, questa formazione erogata da Remax Italia? Anche magari facendo un paragone con quello che avevi ricevuto dall'altra parte. Allora, io più che di paragone parlerei assolutamente di innovazione, assolutamente diversità rispetto a quello che ho vissuto in compressori di franchising. Soprattutto perché la University di Remax è effettivamente proprio un'università dove è studiata per tutti, per far crescere ma anche l'assistente d'ufficio, dall'assistente d'ufficio al broker, al consulente, agli assistenti immobiliari che hanno appena iniziato questa carriera. Ovviamente è qualcosa che bisogna iniziare a testare per capirne effettivamente la veridicità, prima di tutto, perché uno pensa, vabbè, saranno sempre le stesse cose. Invece no, dalla A alla Z è un continuo di inserimento di moduli nuovi, di corsi nuovi che fanno bene a tutti. Chiaramente quello che noto come differenza è proprio l'essere contenti da parte dei miei consulenti quando si finisce un corso, lo si discute, si ha comunque quell'entusiasmo che chiaramente prima non c'era. Quindi da questo punto di vista siamo assolutamente avanti anni luce. Penso di poter dire, rispetto ai franchising che ho vissuto, considerato gli altri che ci sono, che non ce n'è per nessuno, dai. Mi fa piacere, ottima propaganda, direi. Grazie Marco. Matteo, invece, per un imprenditore fuori settore come te, abbiamo parlato della figura del BD, del business developer, che in questo caso, nel tuo caso, è Federico Marchesi. Quanto è importante avere una figura, un punto di riferimento, sempre a disposizione per poter magari superare problematiche, magari qualche dubbio, e soprattutto per che magari ti tracci quella strada, quella linea guida da poter seguire. Ma guarda, è stato anche questo un aspetto, secondo me, importante. E mi ricordo che quando noi ci siamo visti la prima volta, tu me ne parlavi di questa figura, ed è stato anche questo uno dei motivi della mia scelta, perché per me è un ruolo molto importante e fondamentale. Maggior ragione per chi come me veniva da una realtà molto diversa. Quindi è stato ed è tuttora sempre presente quando, compatibilmente ovviamente gli impegni, ha i suoi impegni, ma quando c'è qualche cosa da chiarire, qualche aspetto importante di cui io mi dà qualche dubbio, anche qualche consiglio, anche un supporto morale, è una figura che comunque è di grande aiuto, perché poi alla fine la strada è lunga e comunque in certi momenti uno magari ha di piccolo rallentamente, serve anche per darti quel consiglio, quella parola e anche quell'incoraggiamento che in certi momenti sono molto molto utili. Poi anche a livello operativo ti dà una mano a tenere il timone della direzione giusta,
cercare magari sulle cose più importanti di concentrarsi e magari tralasciare per importanza magari quelle meno importanti. Quindi alla fine è sicuramente un apporto fondamentale e determinante, secondo me. Ecco, con lui tra l'altro ci accennavi prima che di comune accordo avete deciso di posticipare l'apertura, sì. Era prevista, se non erro, a giugno, luglio, e avete deciso di spostarla a settembre anche per un discorso di, giustamente, di vacanze. Quindi questo è anche un ulteriore, come possiamo dire, un'ulteriore conferma di quanto si possa parlare, eventualmente non siamo così rigidi come Remax a seguire alla lettera quello che magari è stato stabilito. Quindi ti va di raccontare come mai appunto avete... Ma guarda, il percorso è, per me è stato un percorso articolato, perché comunque, come ho detto prima, frequentando, avendo avuto modo, la possibilità di frequentare tante agenzie, ho cercato di approfittare al massimo e quindi di usare al massimo tutto il tempo che avevo a mia disposizione per cercare quanto più nozione e anche quante più esperienze potevo accumulare in questi mesi. Dopodiché ci siamo trovati, che eravamo in grossi dei periodi notoriamente di festività, di vacanze estivo in Italia, che qui è il mese di agosto, quindi ho proposto a Federico di aprire in settembre e lui mi ha detto bene, adesso cerco di fare il possibile, e da parte di Remax non c'è stata assolutamente nessuna difficoltà. Diciamo che quando mi sono reso conto che quando ci sono delle richieste che sono ragionevoli e motivate da ragioni valide, fino ad ora non ho mai trovato nessun tipo di ricevimento da parte di Roma. Ed è anche per questo importante, perché essendo comunque un'azienda, una grande azienda, è importante avere una persona che magari tu è il tuo riferimento, che può fare da tramite con tutte le altre persone che ci sono all'interno di Remax Italia. E diventa anche un importante collegamento tra l'azienda e ogni singola agenzia, anche la figura del broker e del BD, perché è importante anche per questo motivo. Certo. Mi collego alla figura del BD perché è arrivata una domanda da Massimo Brancaleoni, che la leggiamo in diretta. Una domanda: scusate, la figura del BD, quindi il business developer, è concepita più come un coach o come un supervisore e mentore? Lascio a voi magari la risposta, perché giustamente voi lo vivete tutti i giorni. Io l'ho avuto per 5 anni quando avevo la mia agenzia Remax, adesso però lascio rispondere a voi. Puoi magari partire tu, Marco, visto che è da un pochino di più che tu... È assolutamente un coach perché ti aiuta, ti supporta, ti risponde ai momenti di difficoltà, tipo non è assolutamente il supervisore che sta lì a controllare i numeri o quello che ti deve incitare appunto il mentore a fare i fatturati piuttosto che organizzarti l'ufficio. È una persona di supporto che ti aiuta in ogni momento, e comunque la sua presenza è valida all'interno dell'ufficio al momento in cui sai sfruttarla, dico, perché sicuramente ha una formazione importante, che consente di far crescere l'ufficio sotto tutti i punti di vista. Quindi comunque è un coach. Matteo, confermi? Sì, sono assolutamente d'accordo, perché anch'io l'ho vissuta proprio come un allenatore, una persona che gioca con te questa partita ed è al tuo fianco. Non ha la matita rossa in mano, è sottolineare i tuoi errori, le tue mancanze, o comunque magari essere ipercritico in qualche fronte, ma è una persona che ti affianca in ogni momento e cerca di aiutarti il più possibile. Quindi è proprio vero proprio aiuto. Ed è una seconda cosa, secondo me, interrompo. No, scusami. Abbastanza da quello che adesso mi conosco le case immobiliari che ci sono in Italia, però è una cosa abbastanza unica, secondo me, avere una figura di riferimento così vicina e così d'aiuto. Anche per te è uguale, Andrea? Sì, sicuramente un coach, mi viene da dire anche in parte un mentore, anche nel senso che funge un po' anche l'esperienza che può portare in dote, è sicuramente utile per i novelli broker come noi, diciamo. Ok, ne approfitto che intanto che la tua connessione funziona, sì, per farti la domanda. Allora, abbiamo visto un po' i vari corsi. Uno dei corsi fondamentali
per quanto riguarda il neo broker è il corso Euromax Franchise, che poi vedrete magari nel dettaglio nella brochure che vi possiamo mandare se lo richiederete. Non so se tu l'hai già fatto tutto completo, perché è diviso in vari moduli. Ti va di spiegare un po' magari i moduli che hai fatto tu, Andrea, e cosa lascia, cosa riporta Remax University con questo tipo di formazione? Sì, allora io ho seguito i primi due moduli, poi ci saranno i successivi. I corsi chiaramente sono incentrati sull'apertura della nuova attività, quindi sia a livello logistico organizzativo che a livello di sviluppo da startup del business. Nella prima parte, il modulo 1, i primi due giorni si sono intervenuti diversi relatori interni di Remax per parlarci e spiegarci vari aspetti, quindi l'avvio di una nuova agenzia, i primi passi, la pianificazione del business plan, la struttura interna dell'agenzia e così via. Ci hanno dato anche un'infarinatura legata al diritto societario e a vari aspetti legali anche. E nel modulo 2 invece è intervenuto praticamente Federica Pompili, con la quale abbiamo approfondito gli argomenti legati alla value proposition, alla vision, alla mission, reclutamento, la brand identity, via dicendo. Ecco. E questi sono un po' gli argomenti. Cosa mi ha lasciato i corsi? Sicuramente le varie giornate mi hanno lasciato una maggior conoscenza in merito ai vari argomenti affrontati, oltre ad avermi dato un input molto forte, molto importante da mettere in campo in maniera pratica subito, che mi saranno sicuramente utili per lo sviluppo del business. Per cui sì, reputo che siano fondamentali questi corsi e questi moduli per l'attività del broker, decisamente. Ti ringrazio. Tra l'altro leggo anche un commento di Rosario, che anche lui è un neo broker che sta per aprire la sua agenzia, che risponde alla domanda in precedenza di Massimo, dicendo che il BD è un coach e supervisore per darti la lucidità professionale che serve. Quindi grazie Rosario per aver partecipato e risposto anche tu a Massimo. Parliamo sempre di formazione, poi dopo ormai abbiamo finito e siamo in chiusura. Remax University ha organizzato in queste ultime settimane una serie di corsi in presenza e gratuiti per tutti gli affiliati. Abbiamo girato un po' tutto lo stivale. Una parte riservata all'acquisizione per gli agenti e una parte riservata ai broker e recruiter manager per il reclutamento. Matteo, io so che tu hai seguito uno di questi corsi. Tra l'altro non potevi andare a quello di Bologna, sei andato a quello di Viareggio. Era a Milano, sono andato a Viareggio. A Milano, esatto, Milano, sono andato a Viareggio. Esatto. A Bologna invece sei andato a quello di acquisizione, esatto. Velocemente puoi dire magari, puoi raccontarci un po' come sono stati questi corsi che finalmente, lo ripeto, abbiamo ricominciato a fare in presenza, perché veramente non si poteva più di queste Zoom. Assolutamente, infatti la cosa che mi ha, devo dire che sono stati molto, molto incisivi, prima di tutto perché per la capacità dei relatori, secondariamente proprio perché erano in presenza, quindi è un quid in più indubbiamente. E sono stati tutti e due molto interessanti. Quello che mi ha colpito di più, forse perché è anche più vicino a quello che sarà, che è il mio lavoro tutti i giorni, è quello del recruiting process, quello che ho fatto a Viareggio. Ed è stato veramente una cosa assolutamente significativa e di impatto, perché quanto non ci fosse tanto tempo, però in una mattinata ci sono state date un sacco di consigli, un sacco di proprio una visione pratica di come fare il reclutamento, ed è stata una cosa molto molto utile. Mi fa piacere. Ed è stato sicuramente uno tra i più belli, tra i tanti che ho fatto con le university, con Remax, perché purtroppo praticamente fino a questo corso li ho fatti tutti, anche perché li ho fatti tutti solo via Zoom, e quindi online, esatto. Purtroppo si perde un po'. Adesso, tra l'altro vi spoilero che da settembre ne faremo altre date, e da settembre vi assicuro che ci saranno tanti appuntamenti in presenza con Remax, quindi preparatevi, godetevi le fede, perché poi dopo ci sarà da divertirsi. E nel frattempo vedo che
Remax Italia sta iniziando a inviare in privato la brochure a chi ne ha fatto richiesta, quindi iniziate a riceverla. Una curiosità mia, prima un po' di lasciarvi, anche perché poi dobbiamo fare l'annuncio di Andrea. Io sono sempre curioso di sapere da dove arriva il nome. Sapete che per chi ci segue, ogni agenzia Remax si differenzia dall'altra perché ha un nome collegato a Remax. Quindi Marco, la tua si chiama Remax Luxury Home. Ti va di spiegarci perché questo nome? L'avevate già oppure l'avete cambiato completamente? No, l'avevamo già. Quello che volevamo mantenere, perché appunto da una decina d'anni a questa parte è stato un punto di forza, perché è vero è che si tratta di tutto e di più, però abbiamo cercato sempre di tenere un segmento medio-alto e questo volevamo mantenere. Avete dato continuità? Sì, abbiamo dato continuità, sì, esatto. Però anche lì devo dire, ho sacrificato, nel senso, questo lo dico per chi magari non vuole togliere il proprio nome, perché l'agenzia era MB Luxury House, che nasce come Marco Benanti, poi è stata trasferita in Maniscalco Benanti, e questo l'abbiamo tolto. Per noi alla fine non è stato un peso, perché bisogna prendere le decisioni di crescita e non si deve stare legati alla piccola isola felice, altrimenti non si cresce mai. Matteo, Remax Cosmos. Sì, per me è stata una parola. Cosmos vuol dire in greco antico mondo. E diciamo che quando ho iniziato a capire cos'era Remax, ho capito che Remax in realtà era rivolta a tutto il mondo. È un gruppo internazionale, è un gruppo che non prevede limiti di zona, che non prevede limiti in generale, anche la stessa storia del fondatore è una storia di una persona che non si posta dei limiti. Quindi ha fatto ciò che tutti gli dicevano era impossibile da fare. Quindi sostanzialmente ho fatto questo abbinamento tra il limite che abbiamo, che è solamente quello del mondo, con Remax, e proprio il nome che ho dato all'agenzia. E come seconda cosa, secondo me, anche come logo, mi è piaciuto subito da tanto, subito molto la mondofiera. Allora ho fatto l'abbinamento mondiale tra il giro del mondo in 80 giorni, che viene fatto in parte in mongolfiera, e appunto il mondo Cosmos. Questa è stata la cosa. Molto bello, complimenti. Andrea, possiamo annunciare il tuo, visto che è ufficiale da poco, quindi l'agenzia Remax di Andrea si chiamerà? L'ufficio si chiamerà Nuova Vision, quindi Nuova Visione, proprio perché in Remax, e nel progetto che essa porta avanti, ho visto qualcosa di nuovo, una visione di intendere il lavoro di agente immobiliare e di business immobiliare diversa, che fino ad ora quasi non avevo mai visto. Un concetto di figura di intermediario immobiliare evoluta, nuova rispetto a quella classica e tradizionale, quindi Nuova Vision. Bello, bello, complimenti. Allora, ultima domanda, poi vi lascio tornare a lavorare. con tutto quello, Andrea è già andato, ha preso la palla a balza. No, adesso rientrerà. Con tutto quello di cui abbiamo parlato, quindi con il modello imprenditoriale, con il modello di piramide rovesciata, con la formazione, con il tutoraggio e con la figura del BD, come immaginate il vostro futuro in Remax con questo brand? Vuoi partire magari tu, Marco? Sì, allora, parto da un presupposto che la Sicilia, si dice sempre, non è pronta, siamo indietro, qualcosa. Io vedo invece nelle più strette vicinanze il polo intermediazione più grande d'Italia, che è quello di Saverio Franceschini a Catania, idem Russo, sempre in provincia, dico, quindi il mio obiettivo è quello di seguire loro per cercare di mirare in alto, poi è chiaro che bisogna poterci arrivare, però passo dopo passo, intanto buchiamo la parete accanto, a settembre prendiamo l'ufficio e allarghiamo, poi si vedrà. Fantastico. In quanti siete adesso, Marco, voi? È una quindicina. Benissimo. Quindi l'obiettivo è allargare l'ufficio e inserirne di nuovi. Sì, è chiaro, sì. Matteo, tuo obiettivo, è come vedi il tuo futuro con tutto questo a disposizione? Ma diciamo che sicuramente con tutti questi strumenti, questo aiuto, questo capitale umano che è a disposizione, il futuro è senz'altro, lo vedo con fiducia. Lo vedo con fiducia, nonostante comunque viviamo in tempi che presentano delle problematiche. Quindi, a maggior ragione, questa scelta che ho fatto
mi rincuora, perché capisco come essere, sono da solo ma non da solo al tempo stesso, e ho gli strumenti per riuscire a raggiungere i miei obiettivi, quindi riuscire a fare un'agenzia che possa dare i servizi giusti, professionali, in linea con quello che può essere la vision della Remax e la mia, sostanzialmente. Grazie Matteo. Ho chiesto a Matteo e Marco come vedono il loro futuro, come immaginano il loro futuro in Remax con tutto questo supporto, BD compreso, a vostra disposizione, Andrea. Ok, ma sì, sono sempre più convinto che la filosofia e il modus operandi di Remax possa rispondere appieno alle mie esigenze lavorative, per cui spero vivamente che questa partnership possa durare il più lungo possibile e che il know-how che Remax mette a disposizione faccia crescere proficuamente il mio business. Allora, velocissimamente, poi ci salutiamo. Un corso che consiglieresti di fare a chi entra in Remax? Il corso più bello che magari avete fatto e consigliereste di fare? Seguire e fare bene l'onboarding compass, che è importantissimo per la formazione dalla A alla Z del consulente immobiliare. Matteo? Sono d'accordo, l'onboarding compass è una pietra miliare sostanzialmente, secondo me. Soprattutto proprio per chi è fuori settore, apre veramente l'orizzonte su quello che è la professione. E quello che io non vedo l'ora di fare, peraltro che non ho ancora fatto, è il career. Non ho avuto bisogno di farlo, me ne parlano tutti benissimo e non vedo l'ora di farlo. Andrea? Finora di quelli che ho fatto, consiglierei il franchise, il modulo 2, quella che abbiamo fatto con Federica, mi ha dato degli strumenti pratici da mettere in campo fin da subito, diciamo, ecco. Benissimo, perfetto. Allora, io siamo arrivati alla fine, quindi come avevo promesso, alle 3 avremo concluso e quindi ci siamo, quindi vi ringrazio per la vostra disponibilità, Matteo, Marco e Andrea, grazie per aver condiviso con tutti la vostra esperienza, grazie alle persone che ci hanno seguito. Ricordo che potete chiedere il percorso formazione, poi dopo Remax Italia vi risponderà, in privato vi manderà il link. Se volete conoscere meglio il nostro modello di business immobiliare, se volete conoscere meglio Remax, contattateci, scrivete a franchising@remax.it e io o uno dei miei colleghi della zona, l'expansion manager, vi contatterà e vi spiegheremo nel dettaglio la nostra proposta di business e come poter trasformare magari la vostra agenzia insieme a Remax o aprirla da nuovo, come magari è successo per Matteo. Io vi ringrazio ancora per il tempo che ci avete concesso, ringrazio tutte le persone che hanno condiviso e hanno scritto e vi auguro una buona giornata, una buona estate, perché ormai ci siamo, e vi do appuntamento a questo punto a settembre con la nuova puntata di Destination Remax. Grazie a tutti, grazie Matteo, grazie Marco e grazie Andrea. A tutti. Buone vacanze. Grazie anche a voi. Grazie. Life is a journey, bringing us breathtaking views and new horizons, with challenges and opportunities around every turn. The path we take is set by the choices we make, the moments we seize, and the dreams we follow. And it is these dreams that drive us to enhance our skills and grow our experience, to find success in everything we do. With a reputation for excellence that lifts us higher, and the guidance to secure the best path, we can see opportunities ahead and make our vision a reality. And when we look back on how far we've come and how much we've achieved, we can take pride knowing that we were part of something bigger. Because our success is our legacy,
breaking new ground for others to follow, supporting their growth, and helping them take their journey further. So whether you have achieved it all, you're ready to reach the sky, or if you are just starting out on your journey to move mountains, with the RE/MAX family behind you, you will reach your goals with the flexibility to make the most of your life as you want it. RE/MAX, for the journey of a lifetime.